Nell'ultima puntata del nostro podcast abbiamo parlato dell'impero cinese, sorto attorno all'anno 1000, particolarmente rilevante dal punto di vista politico e anche amministrativo. Ma poco più a nord, più o meno in quello stesso periodo, un paio di secoli dopo, attorno al 1200, nacque una nuova grande potenza, militare soprattutto, ma poi anche politica, la potenza dei Mongoli, che gettò scompiglio in tutta l'Asia e si affacciò anche prepotentemente in Europa, con propositi guerreschi, con iniziative militari molto molto forti. Oggi parleremo di questa nuova potenza mongola, parleremo del primo e forse più importante dei condottieri di questo popolo, cioè Genghis Khan, e poi parleremo anche dei contatti che gli europei tentarono di avere con questo popolo, con questa Asia profonda, soprattutto tramite il racconto, il resoconto operato da Marco Polo nel Milione. Sigla e poi cominciamo. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 16ª puntata. I mongoli da Genghis Khan in poi e i contatti con Marco Polo. Eccoci di nuovo qui, ben trovati nella nuova puntata del nostro consueto podcast storico. Come vi dicevo, oggi proseguiamo un po' il discorso inaugurato la volta scorsa, quando abbiamo parlato della Cina del basso medioevo. Ci siamo focalizzati l'altra volta sul periodo che va più o meno dall'anno 1000 fino più o meno al 1200. Oggi andiamo avanti perché nei secoli dal 200 in poi, in realtà l'impero cinese iniziò a vivere una fase di difficoltà, soprattutto perché fu invaso e poi occupato da tribù che si trovavano più a nord geograficamente, le cosiddette tribù mongole. Tribù che effettivamente proprio nel 200 iniziarono a espandere la loro influenza, a espandere il loro dominio e portare alla rovina diverse entità statali, non solo l'impero cinese, ma come vi dicevo nella premessa, arrivarono anche ad affacciarsi all'Europa e preoccuparono molto molto i popoli europei. Allora, intanto cerchiamo di capire da dove traeva origine questo popolo. Intanto quello che noi oggi chiamiamo popolo mongolo era un popolo di nomadi, di tribù nomadi, originaria della regione del lago Baikal nell'Asia centrale. Nel 200 queste tribù nomadi riuscirono, grazie soprattutto alle capacità di un nuovo leader, a riunirsi sotto un'unica bandiera, potremmo dire sotto un'unica guida. Questo leader era il cosiddetto Genghis Khan, il cui vero nome era Temujin, e tra poco ne parleremo. Questo popolo trovò la sua capitale nella città di Karakorum, una città sempre più o meno nella zona dell'attuale Mongolia, e da lì iniziarono a espandersi nell'Asia centrale, espandersi poi sempre più verso oriente e sempre più verso occidente, tanto che già alla morte di Genghis Khan nel 1227 l'impero mongolo era davvero gigantesco, comprendeva una buona fetta dell'Asia, più o meno dal Mar Caspio fino a Pechino e dalla Corea fino a Samarcanda, per intenderci. Però questo impero andò addirittura crescendo negli anni successivi, tant'è vero che divenne il più grande impero della storia, o almeno, diciamo meglio, il più grande impero contiguo della storia, perché in realtà, molto più avanti nel tempo, in età quasi contemporanea, avremo un impero ancora più grande, sarà l'impero britannico, ma come saprete, l'impero britannico tra fine 800 e inizio 900 era sì molto molto esteso, ma era molto molto esteso per via delle colonie, perché dall'Inghilterra, dal Regno Unito, si erano conquistate ampie zone dell'Africa, ampie zone dell'Asia e così via. Quindi c'era l'India, c'era mezza Africa, c'erano vari altri territori. Quindi era un impero gigantesco, effettivamente anche quello britannico, ma non contiguo, nel senso che i territori erano separati da migliaia e migliaia e migliaia di chilometri, da interi oceani a volte. In quello mongolo fu invece l'unico impero così grande e però appunto contiguo, cioè un unico territorio, che di fatto prendeva a un certo punto tutta l'Asia, una fettina perfino dell'Europa, perché all'inizio del XIV secolo prendeva la Cina attuale, prendeva la Mongolia, prendeva buona parte della Russia asiatica, prendeva perfino il nord dell'India e arrivava fino all'Anatolia e all'Ucraina, affacciandosi anche sulla Polonia. Insomma, capite, un impero veramente, veramente enorme. E dire che questo impero nasce da un popolo nomade, da un popolo a cui, così descritto in questa maniera, non ci si sarebbe aspettati granché.
popolo nomade che però proprio in quanto nomade si era abituato intanto a muoversi molto velocemente, a lavorare molto bene a cavallo, a guerreggiare molto bene a cavallo, e di fatto era diventato un popolo feroce, capace di conquiste veloci, rapide e davvero a cui non ci si poteva in nessun modo opporre. Originario delle steppe dell'Asia, vicino alla Siberia, si era poi sparso davvero in tutta Europa. Merito, vi dicevo, di questo Temujin, meglio noto alla storia come Genghis Khan. Genghis Khan non è il suo vero nome, come avete già capito, è una qualifica. Khan voleva dire infatti signore. Difatti avremo tanti Khan da qui in poi. Però questo Temujin fu davvero l'uomo che prima di tutto riuscì a prendere possesso della sua tribù e poi a riunire le varie tribù mongole sotto la sua guida, creando anche un'efficiente organizzazione militare che davvero sembrava imbattibile. Genghis Khan creò un'assemblea periodica di questi capi tribù in cui ci si poteva confrontare, in cui ci si poteva mettere d'accordo sulle strategie da seguire, e poi sparse in giro per i suoi territori anche una serie di governatori che era incaricata di riscuotere i tributi in tutte le zone che i mongoli finivano per occupare. L'esercito era molto ben strutturato, era organizzato gerarchicamente in maniera piuttosto rigida, ma permetteva anche facili promozioni, cioè se tu eri un soldato capace e se dimostravi intraprendenza non era raro poter salire di grado abbastanza rapidamente e poter fare insomma carriera. Veniva premiata in un certo senso la meritocrazia. Poi è anche chiaro che in un impero così grande, oltre ai tributi, oltre all'esercito, bisognava avere anche notizie e ordini che viaggiavano molto velocemente, ma in questo caso, come vi ho già accennato, i mongoli erano davvero dei maestri, avevano una rete di corrieri velocissimi che spostavano ordini dalla capitale fino alla periferia dell'impero e ritorno, proprio perché abituati a muoversi velocemente nelle steppe, alcuni messaggeri potevano viaggiare senza incontrare nessun problema. Con questo sistema i mongoli riuscirono davvero a bruciare le tappe. Genghis Khan divenne capo di questo popolo all'inizio del 200, nel 1215 riuscì già a invadere la Cina entrando a Pechino, poi si diresse verso l'Asia centrale occupando città come Samarcanda, come Bukhara, molto importanti per i traffici perché erano posti in cui ci si fermava a scambiare le merci. Infine, negli anni successivi alla sua morte, dopo il 1227, figli, nipoti, discendenti di Genghis Khan conquistarono altri territori, tra cui l'Iran, l'Armenia, arrivando dall'Estremo Oriente davvero fino alle porte dell'Europa. L'espansione europea iniziò effettivamente a preoccupare chi viveva in Europa, perché questi mongoli sembravano imbattibili, e una prova della loro forza la diedero nel 1241. Quando i mongoli affrontarono un esercito europeo formato da cavalieri polacchi e tedeschi, alleati insieme contro i mongoli, questa battaglia si tenne a Legnica, in Polonia appunto, e vide la vittoria abbastanza netta, clamorosa, dei mongoli. Una vittoria che però non si sarebbe rivelata decisiva, non tanto per quanto riguarda la forza dei mongoli, quanto perché negli anni successivi i mongoli dovettero in un certo senso ripiegare, dovettero ritornare ad occuparsi soprattutto dell'Asia perché avevano da tenere sotto controllo il territorio asiatico e non si spinsero più di tanto in Europa, anche se qualche invasione la fecero, perché si fecero notare ad esempio in Ungheria, misero a ferro e fuoco perfino le campagne di Vienna, ma ad un certo punto dovettero anche, ripeto, occuparsi d'altro. In ogni caso la loro presenza in Europa durò per qualche tempo, soprattutto una presenza in quelli che erano stati i principati russi, tra cui quello di Kiev e quello di Mosca. Così facendo, come vi dicevo, i mongoli riuscirono ad ottenere il più grande impero contiguo della storia. L'unico paese che riuscì a tener testa in qualche misura ai mongoli, a non piegarsi ai mongoli in questa fase, fu l'Egitto. Qui infatti il sultano locale riuscì a ottenere l'unica vittoria che un popolo non mongolo ottenne contro i mongoli. Questa vittoria fu registrata nel 1260 nella battaglia di Ain Jalut, vittoria importante con cui gli egiziani riuscirono a bloccare, almeno lì, almeno nel Nord Africa, l'avanzata dei mongoli. Però, al di là di questa parziale sconfitta, l'impero mongolo era comunque amplissimo e fortissimo. Come vi dicevo,
La forza di questi mongoli era legata in realtà a diversi fattori. C'era un esercito estremamente ben addestrato, anche estremamente crudele, molto rapido nelle battaglie, capace di grandi impeti, grazie soprattutto alla forza della cavalleria. Ma poi soprattutto l'esercito riusciva a conquistare, a occupare i territori, a far man bassa davvero delle terre, grazie soprattutto a una buonissima organizzazione logistica. Cioè c'erano collegamenti rapidi da tutti i reparti dell'esercito e questi collegamenti rapidi permettevano il passaggio degli ordini, il passaggio delle informazioni, una strategia molto avanzata dal punto di vista della tattica militare. Inoltre, come vi dicevo, un elemento da non sottovalutare era l'estrema violenza e anche crudeltà che l'esercito mongolo metteva in campo, perché questa crudeltà non solo piegava i nemici e li piegava assai rapidamente, assai bruscamente, ma diventava anche un elemento importantissimo per le future battaglie, nel senso che la voce riguardo alla crudeltà, riguardo alla forza e alla violenza dei mongoli si spargeva rapidamente in terre anche molto distanti. Gli europei, prima ancora che i mongoli arrivassero, sapevano che sarebbero arrivati questi terribili conquistatori. E questa voce, questa leggenda, questa mitica forza dei mongoli preoccupava tantissimo. Tant'è vero che le popolazioni invase spesso venivano prese davvero dal panico quando vedevano avvicinarsi o sentivano notizie dell'avvicinamento di questo popolo. E a volte capitava anche che queste popolazioni, proprio in preda al panico più completo, non sapessero opporre nessuna resistenza ai mongoli, si arrendessero praticamente subito, proprio perché non erano in grado, neppure psicologicamente in un certo senso, di reggere all'urto di questo popolo così forte e così spietato. D'altronde bisogna anche dire che i mongoli fecero effettivamente di tutto per alimentare questo mito di crudeltà, sia perché quando arrivavano in certi territori massacravano l'esercito locale, non avevano molte remore, sia perché poi praticavano anche la tattica della terra bruciata, cioè dove passavano effettivamente non lasciavano nulla se il popolo che era stato invaso opponeva resistenza. Pertanto anche per i popoli diventava molto più vantaggioso cedere subito senza tentare il tutto per tutto, senza tentare una resistenza o una guerra, perché tanto si veniva sconfitti comunque e almeno una resa immediata e onorevole garantiva miglior trattamento poi negli anni successivi. Ultima cosa da dire prima di parlare anche di Marco Polo e dei contatti di questi mongoli con gli europei riguarda però l'atteggiamento dei mongoli nei confronti degli stranieri e proprio in particolare degli europei, perché abbiamo appena descritto un popolo estremamente feroce, estremamente forte, privo di pietà e di remore. Ebbene, questo era vero quando i mongoli attaccavano, quando i mongoli si lanciavano in battaglia, ma non era più tanto vero durante i periodi di pace. In pace, infatti, i mongoli manifestavano un atteggiamento completamente diverso rispetto all'epoca di guerra, alla fase della guerra. Tant'è vero che si parla ancora oggi, in termini appunto mitici in parte, della cosiddetta Pax Mongolica, la pace mongolica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando i mongoli riuscivano effettivamente a sottomettere i territori, poi in quei territori si dimostravano particolarmente tolleranti e aperti addirittura agli stranieri. Nelle vie di comunicazione dei mongoli, infatti, viaggiavano abbastanza liberamente non solo i cittadini di quei territori, non solo i mongoli stessi, ma anche visitatori stranieri, anche mercanti stranieri, che potevano accedere alle vie di comunicazione, che potevano spostarsi e fare affari con i mongoli in grande libertà, almeno rispetto alle consuetudini dell'epoca. Tenete presente che non erano solo poi i mercanti a viaggiare su queste strade, da un certo punto in poi saranno perfino i cattolici, perfino i missionari cristiani ad essere mandati sulle vie che portavano verso l'Asia, verso la Mongolia, e venivano tollerati questi missionari che andavano in giro ad evangelizzare e a cercare di costruire comunità cristiane, perché c'era, ripeto, una certa tolleranza, una certa apertura riguardo allo straniero che poteva percorrere le strade della Mongolia e dei territori controllati dai mongoli in assoluta libertà, anche con una certa sicurezza di non essere attaccato, di non essere derubato, di non essere ucciso. D'altronde bisogna anche dire che i mongoli avevano tutto l'interesse a tenere aperte quelle strade, perché i mongoli erano abilissimi a conquistare, abilissimi a sottomettere interi territori e popoli, ma non erano così abili poi ad amministrare questi grandi territori, questi
grandi popoli. Avevano conquistato tutta l'Asia, ma una volta conquistata bisognava anche gestirla quest'Asia. E quello dei mongoli era un popolo di nomadi. Era un popolo che almeno in origine non conosceva particolarmente l'arte del governo, l'arte dell'amministrazione. Quindi per i mongoli diventava utilissimo, almeno in certe fasi storiche, accogliere gli stranieri che potevano dare una mano, potremmo dirla così, ai mongoli nella gestione del potere. Potevano diventare abili consiglieri che potevano aiutare i dominatori in tempo di pace. Questo si verificherà ad esempio proprio con Marco Polo, e ne parleremo a breve, ma non sarà l'unico caso. Insomma, gli europei avranno, almeno in parte, libero accesso a queste terre, libertà di commerci e anche, in certi casi, potranno arrivare a posizioni di un certo spessore, di una certa importanza, anche a corte. Abbiamo parlato di strade, ma quali strade venivano percorse dagli europei, dai mercanti e dai missionari? Molte strade ovviamente, ma certo ce n'era una principale, una via principale, la cosiddetta Via della Seta, di cui si sente parlare molto spesso, ma che magari non tutti siamo in grado ben di focalizzare dove passasse, quanto lunga fosse, eccetera. In effetti, quando parliamo di Via della Seta, dobbiamo chiarire subito una cosa. Non era una via unica. Noi ce la immaginiamo a volte così, una strada che da Costantinopoli quasi fino all'estrema India, all'estrema Cina, collegava tutti i paesi dell'Asia. Ebbene, non era esattamente così. Quella che noi chiamiamo Via della Seta in realtà era un reticolato di itinerari anche abbastanza diversi tra loro, a volte terrestri, a volte a tratti fluviali, a volte addirittura marittimi, che si estendevano appunto dall'estremo oriente fino all'Europa, fino al Mediterraneo soprattutto. Quindi percorsi anche con varie alternative, con varie vie diversificate, che però sostanzialmente andavano dall'estremo oriente fino a occidente. Un reticolo che si estendeva per circa 8.000 km, quindi effettivamente molto molto lungo, ma intervallato da diverse tappe. Lungo la Via della Seta si trovavano stazioni, città, punti in cui i mercanti potevano arrivare, fermarsi, scambiare le merci e ritornare indietro. Perché dovete sapere anche questo, che generalmente nessuno compiva tutto il percorso, nessuno attraversava tutta in lungo la Via della Seta. Molto molto più spesso c'erano appunto delle tappe intermedie in cui ci si passava le merci, e le merci viaggiavano, ma le persone ovviamente no, o solo in minima parte. Tra l'altro, in queste tappe intermedie anche l'autorità che governava, che controllava questa Via della Seta, poteva a volte cambiare. Però appunto c'erano varie strade, varie alternative, a volte solo su strada, a volte anche via mare, a volte arrivavano nel Libano attuale, nella Palestina attuale, a volte la Via della Seta per altre strade arrivava invece dalle parti del Mar Nero, in altre situazioni puntava sul Nord Africa. Insomma, erano varie strade che però portavano verso occidente, ripeto, un sacco di merci. Vi ho detto, pochissimi la compivano interamente per tutti gli 8.000 km, ma ci fu almeno uno che la fece questa strada interamente. Questo uno lo conosciamo molto bene perché è Marco Polo, grande, famoso veneziano che appunto verso la fine del 200 intraprese questa strada, tra l'altro in circostanze un po' fortuite perché ci fu quasi costretto, e la intraprese fino alla fine, arrivando fino alla corte dei mongoli. Marco Polo era un mercante, appunto veneziano, che finì per vivere alla corte dell'imperatore dei mongoli, che a quell'epoca non era più Gengis Khan, che era morto ormai da 50 anni, ma uno dei suoi eredi, Kubilai Khan. Marco Polo, dicevo, visse a questa corte tra il 1275 e il 1292, quindi per circa 17 anni. 17 anni intensi in cui Marco Polo trovò grande accoglienza, proprio perché, come vi dicevo, i mongoli avevano tutto l'interesse a tenersi accanto persone capaci che provenivano anche da altre parti del mondo. E Marco Polo effettivamente, durante questo periodo di permanenza a Oriente, lavorò come consigliere, lavorò come amministratore per certi versi dell'imperatore dei mongoli. Quindi svolse vari incarichi anche diplomatici, poté spostarsi lungo le città dell'Oriente e quindi poté vedere anche come si viveva in queste città, quelli erano gli usi, i costumi e così via. E laddove non poté arrivare si fece riferire cosa accadeva in altre terre sempre orientali. Quindi conobbe città di antica storia, conobbe popoli di antica storia, popoli e città sui quali gli europei all'epoca non sapevano davvero nulla.
Quando tornò in Europa, appunto dopo il 1292, Marco Polo, ancora vivo ovviamente, decise di tramandare le sue esperienze, di metterle per iscritto, anche se in realtà anche il suo libro, il famoso Milione, fu scritto in circostanze anche queste piuttosto fortuite, perché a quanto pare non venne scritto di suo pugno da Marco Polo, ma venne scritto da un altro personaggio che si chiamava Rustichello, probabilmente sotto dettatura di Marco Polo durante una comune permanenza nelle prigioni di Genova. Marco Polo finì in prigione a un certo punto, anche questo Rustichello, letterato del tempo, finì in prigione. Marco Polo dettò e Rustichello scrisse questa storia. Tra l'altro il titolo Il Milione è anche questo oggetto di dibattito sul perché venne chiamato così. Probabilmente un titolo tra l'altro apposto successivamente all'opera. Ci sono due ipotesi. Una è che Milione derivi da Milium, cioè il miglio, visto che appunto Marco Polo compì un viaggio di diverse miglia, ma tante miglia, e quindi il milione dovrebbe essere il miglio molto lungo in un certo senso. Ma invece la tesi più accreditata è quella che Milione derivi dal soprannome che la famiglia Polo aveva a Venezia. E quindi il resoconto di Marco Polo detto il milione, ecco, quel detto il milione si riferirebbe non tanto al resoconto, ma piuttosto a Marco Polo. Comunque noi abbiamo, insomma, il testo di Marco Polo, un testo che già all'epoca ebbe un grandissimo successo, venne tradotto in moltissime lingue già nell'Europa del basso medioevo, iniziò a girare in francese, nell'area tedesca, in tutta l'Italia. Perché? Perché ebbe questo successo così clamoroso? Perché raccontava cose che gli europei non conoscevano, ma verso le quali erano estremamente curiosi. Perché sapere cosa accadeva nell'Estremo Oriente incuriosiva tanto. Giravano nell'Europa dell'epoca molte leggende su quello che poteva essere l'Oriente. C'erano storie di uomini leggendari, di mostri addirittura, di uomini senza testa, di uomini coi piedi giganteschi, cioè di tutti i tipi. Leggende che si legavano anche ad aspetti folcloristici, ad aspetti favolistici. Marco Polo riuscì per certi versi a chiarire l'idea agli europei perché raccontò quello che vide, raccontò anche quali erano le merci che si potevano trovare in Oriente, ad esempio le spezie, ad esempio il legno pregiato, eccetera. E poi ovviamente Marco Polo, avendo visto alcune cose ma altre cose non avendole viste, cadde anche in alcuni errori. Oggi, col senno di poi, possiamo dire che ci sono anche all'interno del Milione alcuni racconti oltremodo fantastici che non avevano probabilmente grande fondamento. Ad esempio Marco Polo racconta certi passi anche di cene abbastanza orribili a base di carne umana. Commette degli errori, ad esempio parlando dell'isola di Sumatra, dove racconta di uomini che hanno la coda. In realtà probabilmente quegli uomini che lui riteneva aver la coda erano in realtà scimmie del regno dei Lambri, che lui aveva confuso per esseri umani. Insomma, effettivamente il testo di Marco Polo è attendibile solo fino ad un certo punto, però ci dà, così possiamo dire, una panoramica del modo con cui gli europei si affacciavano all'Oriente, del modo in cui cercavano di scoprire qualcosa, sbagliando, a volte indovinando, possiamo dire così, ma lasciandosi suggestionare da diversi miti, leggende, aspetti folcloristici, ripeto. Marco Polo ebbe anche il merito di sottolineare alcuni aspetti interessanti della cultura mongola. Ad esempio, fu il primo a spiegare che i mongoli, sì, era un popolo originariamente di nomadi, un popolo guerriero, ma ormai a fine 200 era anche un popolo abbastanza raffinato, perché avevano città fortificate di un certo livello, sapevano scrivere, sapevano leggere, avevano una cultura piuttosto avanzata e non erano quindi più solo un popolo di soldati, di militari feroci, ma erano ormai anche un popolo di un certo livello, paragonabile al livello degli europei. Questo libro, vi dicevo, Il Milione, ebbe un grande successo, ma lo ebbe non solo all'epoca in cui fu scritto, cioè alla fine del 200, ma continuò ad avere un grande successo anche nei secoli successivi. Solo per farvi un riferimento, sappiate questo: quando Cristoforo Colombo, viaggiatore genovese e quindi sempre italiano per certi versi, si spostò verso quelle che lui pensava essere le Indie alla fine del 400, cioè due secoli dopo rispetto a Marco Polo, portò con sé un libro. E questo libro, che doveva fargli da mappa, che doveva guidarlo nell'esplorazione delle Indie, era proprio Il Milione di Marco Polo. Tant'è vero che quando alla fine giunse in America, non sapendo ancora che ovviamente si trattava di un continente diverso, Cristoforo Colombo passò tutto il tempo delle sue
esplorazioni a cercare conferme nel paesaggio americano di quanto descritto da Marco Polo all'interno del Milione. Ad esempio, pensò di essere arrivato inizialmente nel Katai, cioè la Cina così come veniva descritta da Marco Polo. Quando gli indicarono l'isola di Cuba, pensò che l'isola di Cuba, che poi andò anche ad esplorare, fosse il Cipango, cioè il Giappone, così come veniva descritto da Marco Polo. Insomma, per tutta la vita Cristoforo Colombo fu convinto di essere arrivato in India e cercò, leggendo il libro e guardandosi attorno, le prove di questa sua scoperta, le prove di essere davvero arrivato nelle terre descritte 2 secoli prima da Marco Polo. Purtroppo queste prove non c'erano, Cristoforo Colombo non se ne rese mai pienamente conto, ma tutto questo per dirvi come, pur 2 secoli dopo, con 2 secoli di distanza, l'opera di Marco Polo, il resoconto di Marco Polo fosse ancora decisivo per conoscere che cos'era l'Oriente, per descrivere l'Oriente agli occhi degli europei. Ecco, questo era quello che oggi volevo raccontarvi riguardo all'Estremo Oriente, all'impero dei Mongoli, un impero enorme, fortissimo, ben strutturato, che sopravvisse per un paio di secoli anch'esso, che ebbe grande fortuna in Asia e che si espanse per un certo momento anche in Europa. Poi, nelle prossime puntate parleremo anche brevemente del Giappone, parleremo perfino delle Americhe, perché vedremo sempre in quest'epoca medievale, diciamo noi, il sorgere di alcune civiltà molto importanti che poi appunto verranno scoperte e trovate da Colombo e dai suoi eredi 2 secoli dopo o 1 secolo dopo. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate. Vi ricordo che questo podcast Dentro alla Storia lo trovate su diverse piattaforme, su Spotify, su Deezer, su iHeartRadio, su Apple Podcast, su Google Podcast, su Castbox, davvero dappertutto e perfino su YouTube. E trovate sempre su queste stesse piattaforme anche il podcast gemello che si chiama Dentro alla Filosofia, che si occupa invece appunto di filosofia. Infine, se preferite delle video spiegazioni, cioè vedere anche oltre che sentire, vi ricordo che su YouTube, se mi cercate come Ermanno Ferretti oppure come Script, trovate anche tutta una serie di video. Sono centinaia e centinaia di video di storia e di filosofia in cui potete scartabellare, esplorare, guardare, c'è davvero tantissimo, tantissimo materiale. Ultima cosa, se volete seguirmi mi trovate anche sui social network, Facebook, Twitter e Instagram, sempre cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Script. Basta. Ci vediamo presto per nuove puntate di Dentro alla Storia. Ciao, alla prossima!